Molti bambini hanno già scritto la lettera a Babbo Natale, ma non c'è emozione più grande che incontrarlo di persona, magari all'interno di un contesto molto scenografico come può essere quello di un castello. Quanto accade a Camogli, non è vero? Sì, a Camogli, e questo è il terzo anno in cui Babbo Natale viene a passare le sue vacanze al castello della Dragonara. In un castello allestito con una casa proprio per Babbo Natale, dove c'è il letto, la cucina, il camino. E poi c'è tutto uno spazio quest'anno dedicato proprio alla sua slitta carica di doni che partirà, e dove Babbo Natale sulla sua slitta incontra i bimbi, firma la loro letterina da lavallo con la penna d'oca e l'inchiostro, e poi c'è un ufficio postale dove con una magica macchina le letterine arriveranno direttamente a Rovaniemi. Quindi una giornata che naturalmente le famiglie trascorreranno di grande emozione, ma che è estesa per tutto il periodo natalizio, da quando comincia a quando... Allora, diciamo che è cominciato il 12 novembre e finirà, per quanto riguarda Babbo Natale, il 26 dicembre. Babbo Natale il 26 dicembre partirà con un traghetto e ritornerà a casa sua. Giustamente un Babbo Natale marino. Marinaresca, siamo a Camogli. Però non finisce qui il castello. Babbo Natale logicamente se ne va il 26, ha compiuto tutti i suoi viaggi, i suoi compiti, però tutto il periodo camoglino legate alle festività natalizie proseguirà fino al 6 dicembre con altri eventi. Fino al 6 di gennaio 2017 con altri eventi, dal Capodanno in piazza a tutti gli spettacoli legati all'apertura del teatro sociale. Che ricordiamo, insomma, dopo 40 anni di inutilizzo verrà inaugurato il 23 dicembre con una ricca programmazione, e Extra Liguria X Levante se ne è occupato, insomma, visitandolo anche al suo interno. Come Ascot comunque appunto avete moltissime iniziative in essere. Sì, in questo momento Ascot si è dedicata a quello che è il castello. È una degli eventi, il castello di Ascot. Ascot non ha solo il castello, ma sta già preparando per San Valentino Innamorati a Camogli e poi le serate dell'estate. Tornando allora invece al castello della Dragonara, quali sono i giorni di visita? Tutti i weekend di novembre, i weekend di dicembre, il castello è aperto. Più sarà aperto nel periodo dal 7 di dicembre all'11 dicembre, logicamente per nelle festività dell'Immacolata, e dal 12 dicembre partiamo con quella che è la programmazione per le scuole, tutte le scuole del comprensorio e non solo, anche dal Ponente Ligure, Sestri Ponente, Genova Centro, le scuole primarie e materne hanno prenotato la visita al castello, quindi il castello sarà aperto esclusivamente per le scuole con tutte le cose che ci possono essere nei momenti di apertura effettivi. Il costo del biglietto, diciamo che è 5 euro per gli adulti, 3 euro per i bambini e gratis per i residenti, però praticamente potrebbe essere gratis per tutti, perché scaricando il ticket sul sito www.enjoycamogli nella sezione partecipa, chiunque anche sullo smartphone può scaricare il proprio biglietto di accesso gratuito una volta. E allora bambini, affrettatevi, bambine grandi, insomma, per questa nuova magia del Natale a Camogli.